sceso? Vai. Marek, una partita strana quella di oggi, siete andati in vantaggio, sembrava sotto controllo, poi il Torino ha pareggiato, l'avete ripresa, dopodiché il Torino ha di nuovo approfittato di un'ingenuità del Napoli. Un tuo commento su questa gara? Sì, purtroppo è andata come hai detto, Toro si è avvicinato due volte vicino alla nostra porta e ha fatto due gol, questo sicuramente non ci deve succedere e dispiace molto per questo, perché la squadra ha giocato bene, ha fatto ottimo primo tempo, però dopo il secondo tempo ci siamo un po' abbassati e abbiamo abbassato i ritmi e là Torino è riuscito a pareggiare, però dopo è andata così. Perché ci dispiace, perché davanti a questi scudetti tifosi volevamo vincere. Ecco Marek, è stata comunque una stagione straordinaria e credo che questo poi l'abbia capito soprattutto il pubblico che oggi va tributato questo grande applauso, questo abbraccio. Cosa sentite in questo momento quando il sogno è sfumato praticamente da poco? Ci dispiace per noi, ci dispiace per i tifosi, perché penso che questo pubblico è maturato molto e ha visto che abbiamo dato tutto, abbiamo dato cuore, abbiamo fatto ottimi risultati e ottime partite. Questo è stato bello, questo ringraziamento da parte di loro ci dà un po' di soddisfazione per questo punto di vista, ma sicuramente ci dispiace che non abbiamo potuto lottare fino alla fine per lo scudetto. Ecco Marek, a livello personale però è stata una grandissima stagione la tua, hai superato Diego Armando Maradona e oggi anche 100 gol in Serie A. Sempre tre quarti bellissimi, ma sicuramente scambierei qualche gol di meno per alzare la coppa in questa città. Grazie.